Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ragazzi, nuovissimo format, nuovo video, nuova tipologia. Vedremo insieme quelli che sono i giocatori della Sampdoria se non avesse venduto nessuno in questi ultimi anni. Ebbene ragazzi, iscrivetevi al canale se volete altri video di questo tipo e ditemi qui sotto nei commenti quale altra squadra volete vedere. Io stavo pensando al Palermo, che è una squadra che ha parecchi nomi interessanti, potrebbe essere il prossimo video, non so, ditemelo voi qui sotto se volete un video col Palermo, su qualche altra squadra, sarò pronto e ben lieto di farlo. Adesso però concentriamoci sulla Sampdoria. Ragazzi, iniziamo subito col dire che questa rosa ha un valore economico che si aggira intorno ai 422 milioni di euro, a fronte del valore attuale della squadra che è di circa 140 milioni. Ragazzi, a porta non c'è bisogno di fare nome in particolare, perché partiamo subito con Audero, che è il portiere attuale della Sampdoria. Comunque è un grandissimo portiere, giovane, di prospettiva, e che comunque molte squadre in Serie A e molte squadre in Europa lo vorrebbero avere tra i propri pali. Quindi un giocatore veramente completo, non c'è bisogno di cercare un altro nome, ma negli ultimi anni diciamo è sicuramente il migliore che si sia prestato in quella posizione. Diverso il discorso invece per tutti gli altri ruoli. Per quanto riguarda la difesa ragazzi, il primo nome è Andersen, difensore centrale attualmente in carica a Lione, giocatore che comunque l'anno scorso ha giocato nella Sampdoria, ha giocato veramente molto molto bene, una media voto sempre elevata, lo so bene perché ce l'avevo al fantacalcio. Giocatore che secondo me ragazzi è stato un vero peccato se è andato via dalla Sampdoria, un giocatore che poteva dare tanto al nostro campionato e veramente con grandissime potenzialità. Il secondo nome ragazzi, Milan Skriniar, non credo ci sia molto da dire su questo grandissimo difensore, uno dei migliori in Italia e in Europa per rendimento, giovanissimo anche lui, attualmente in carica all'Inter. Ragazzi, giocatore che vale tantissimo, attualmente ha un valore di circa 60-70 milioni, lo vorrebbero veramente molte squadre in Europa, si è parlato anche del Barcellona, si è parlato del City, si è parlato dello United, ci sono tante squadre su di lui, l'Inter ovviamente non è intenzionato a cederlo e credo che sicuramente se fosse rimasta la Sampdoria insieme al compagno Andersen sarebbe stata una grandissima difesa, forse una delle migliori del nostro campionato. Terzo difensore centrale ragazzi, perché qui stiamo parlando di una difesa 3, è proprio lui, Mustafi ragazzi. Mustafi, giocatore dell'Arsenal, chiave, portante, colonna, perché comunque sono anni che gioca lì all'Arsenal, difensore che ha dimostrato di essere veramente importante per la propria squadra, calatura internazionale, grande esperienza e grandissima condizione di gioco. Adesso ragazzi passiamo al centrocampo. Come potete vedere abbiamo i tre centrocampisti, due mezzale e il mediano, e abbiamo poi il trequartista. Partendo dal vertice basso ragazzi abbiamo Lucas Torreira, uno dei migliori nel suo ruolo, giovane, attualmente in carica all'Arsenal, è andato via un paio di stagioni fa, lo vogliono in tanti, anche il Napoli l'ha cercato a lungo. Peccato non siamo riusciti a prenderlo, perché per quanto mi riguarda sicuramente quella posizione non è facile trovare tanti giocatori di livello, tanti giocatori che riescano a interpretare bene quel ruolo, e secondo me Torreira è veramente uno dei migliori in quella posizione. È stato venduto comunque per una cifra abbastanza elevata e purtroppo comunque quando una squadra come l'Arsenal, che è una squadra importante, una delle migliori della Premier League, ti chiama, non è facile resisterli. Per quanto riguarda invece le mezzali ragazzi, a destra abbiamo Pratt, giocatore molto interessante, attualmente all'Leicester gioca, è veramente molto 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 bravo, veramente molto forte, a me piace molto come centrocampista, gioca veramente bene a condizione del tempo, a condizione del gioco, un giocatore che comunque ha anche un buon fiuto per il gol, spesso quando ha l'opportunità riesce a buttarla dentro, e sicuramente nella Sampdoria di oggi avrebbe fatto molto comodo. Altra mezzala ragazzi abbiamo Duncan ragazzi, giocatore molto interessante, perché ha sempre giocato ad alti livelli nel Sassuolo, si è sempre comunque distinto e quindi comunque è sempre riuscito a dare un buon apporto alla squadra e sicuramente al piano del gioco. E poi ragazzi, come trequartista abbiamo Bruno Fernandes ha dimostrato nel Manchester United quest'anno, è andato a gennaio proprio lì in Inghilterra, di essere un giocatore che veramente può fare la differenza, è stato comunque nominato miglior giocatore della Premier League, non mi ricordo di quale mese precisamente, ma è stato nominato miglior giocatore della Premier League, ha fatto tanti assist, ha realizzato anche parecchie reti ed è sicuramente un giocatore che si è affermato dal punto di vista internazionale. Ragazzi, adesso andiamo dentro col tridente, partiamo da sinistra con Duvan Zapata, ragazzi, non proprio lì è la sua posizione, però comunque in questo tridente andava messo per forza, perché comunque ragazzi l'Atalanta sta dimostrando di essere
uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, segna tantissimo, quando viene messo in condizione, ragazzi, non ne sbaglia una. E che si può dire, se fosse rimasto sicuramente alla Sampdoria in attacco con Quagliarella, ne avremmo viste delle belle. Punta di diamante, ragazzi, di questo reparto e di questa squadra è proprio lui, Mauro Icardi, giocatore importantissimo di livello internazionale, attualmente in carica al Paris Saint Germain in prestito dall'Inter. Ha vinto il suo primo titolo appunto col Paris Saint Germain, il primo titolo in carriera, diciamolo, anche un po' falsato, perché comunque è stato assegnato a tavolino il campionato al Paris Saint Germain essendo la prima classificata nella Ligue 1, e visto che il governo francese ha deciso di annullare il campionato, e credo sia stata comunque una mossa giusta, no, per l'emergenza Covid-19. Quindi, ragazzi, che dire, Mauro Icardi, grandissimo attaccante, e peccato che non sia rimasta la Sampdoria, perché anche lui come Zapata avrebbe fatto davvero davvero comodo. Ragazzi, invece a destra abbiamo il Tuco Correa, ragazzi, grandissimo giocatore, credo sia stata questa forse la miglior stagione in Italia da quando è arrivato, ha dato un grandissimo apporto sotto l'aspetto dribbling riusciti, assist e reti realizzate alla Lazio, che è in cima alla classifica insieme alla Juve, proprio anche grazie ai suoi colpi, alle sue grandissime giocate. Giocatore molto interessante, si è visto anche con la Sampdoria, segnò anche contro il Napoli, questo lo ricordo molto bene. Giocatore che a me è sempre piaciuto e sicuramente farebbe comodo a qualsiasi squadra del nostro campionato, ma non solo. Ragazzi, il video finisce qui, speriamo vi sia piaciuto, vi chiediamo quindi di lasciare un bel mi piace, mi raccomando. Diteci qui sotto nei commenti, ragazzi, quali altre squadre volete vedere in questa tipologia di video. Condividete il video, noi ci becchiamo alla prossima, ciao ragazzi!